Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Oggi voglio parlarvi di una cosa che sicuramente sarà successa anche a voi, ovvero venire punti dalle meduse. Ecco, quegli esseri che sono talmente belli quanto bastardi se li strisciano con le loro cellule orticanti su una qualsiasi parte del corpo. Cosa succede? Punto numero uno, c'è la fase principale dove cominciamo a tirare parolacce e inveire contro il mondo, ok? Passata la fase numero uno, cerchiamo un attimino di porre rimedio a questa cosa molto brutta che ci è accaduto. Cosa pensiamo? Cosa ci hanno inculcato i film? Cosa ci hanno inculcato le riviste? Ok, ci pisciamo sopra. Sì, yeah! Non è una cosa che si dovrebbe fare, perché punto numero uno, l'urina è molto diluita, soprattutto d'estate quando beviamo molto, quindi cioè le sostanze che potrebbero darvi sollievo sono talmente diluite che sarebbe come buttarci dell'acqua dolce. Ma dell'acqua dolce non proveniente dalla fonte, in realtà, perché se è vero che l'urina quando è dentro di noi è totalmente sterile, quando esce e passa per l'uretra si riempie di batteri, quindi oltre al danno la beffa, che significa che una volta che ci pisciamo sulla parte colpita dalla medusa potremmo anche causare una qualche tipo di infezione. Quindi cosa non fare è pisciare sopra alle parti dove vi siete punti o dove vi hanno punto le meduse. Cosa dovete fare quando vi pungono queste meduse? Punto numero uno è sciacquare con l'acqua salata, quindi non acqua dolce, acqua salata, la parte dove ci sono i primi segni dell'eruzione cutanea che sicuramente avrete. Sciacquate energicamente con dell'acqua la parte e poi passate con l'asciugamano, così da rimuovere le cellule orticanti. Quindi evitate qualsiasi altra sostanza se non sapete quale medusa vi appunto, perché è vero che se alcuni dicono che mettere l'aceto sopra a quella parte urticata, quella parte colpita dalla medusa, può farvi sentire subito meglio. In realtà dipende da che tipo di medusa vi appunto. Quindi anche qui state attenti, cioè conviene fare le cose con cautela e mai farle di getto, quindi magari andate subito al centro medico più vicino piuttosto che pisciarci sopra oppure fare di testa vostra.